Ehi hey, Naciurma, io sono Mazzatessa e questo è il mio nuovo Saves Coming. Nello scorso episodio, se avete visto, sapete, abbiamo perso di brutto contro gli uomini di Kule, per cui nulla. Ah, no, ma ci fa rifare tutto da qua? Oh, scusate, metto un attimo in pausa, non voglio farvi rivedere tutta sta roba da capo. Scusate, sono tornato subito perché mi sono accorto che questa zona qua in realtà non l'avevamo esplorata. Non so perché, infatti si sono messi a parlare dei Lantern Man. Abbiamo trovato questa casetta che non avevamo visto nello scorso episodio. Siamo appunto in realtà appena sopra l'albero. Qua c'è l'albero e siamo andati in su, ma un punto che non avevamo mica esplorato l'altro giro. Qua c'è anche un'altra casetta. Entriamo, vediamo se c'è qualcuno. Perché questo caricamento che fa paura? Vediamo cosa che c'è di bellissimo. Ah, c'è un uomo. Ciao. Allora, Bonchan Rattles is a più open for door. Interior, while cozy, reveals a meager existence. Insomma, quindi una persona abbastanza povera. Wooden boxes of tackle and carved bone, hooks lay heavily on the simple furniture, and the sweetly smell of old fish mingles with the odor on a washed body. Ok, quindi c'è dell'odore di pesce vecchio e c'è un uomo che non si lava da un sacco. Una voce pronta ti accoglie. Chi è? Mani, sei tu che sei tornata? Sono Mazzetes Meginbjargenson. Sì, aspetta là. Allora, l'uomo che sembra un pescatore ha un po', ancora un po' di forza, ma si vede che è molto triste e abbattuto. Cosa vuoi? Sei qui per prenderti giro, per prenderti gioco di me per la maledizione che mi attanaglia? Chi è Mani? Il mio giovane apprendista, è un bravo ragazzo. Viene qui ogni notte, mi cucina da mangiare e appende le mie cose da pesca. Hai parlato di una maledizione? I pesci non abboccano mai più al mio amo. Non lo fanno da mesi. Voglio partire domani comunque. Porto la mia roba fino al mare. Voglio che la maledizione, cioè che la sfortuna mi abbandoni. Manissa. È venuto qua a aiutarmi a preparare. Sta raccogliendo delle provviste per il mio viaggio, ma se n'è andato da molto tempo, troppo. Se posso trovarlo, lo farò. Grazie, non dovrebbe essere andato troppo lontano da qui. Spero che non si sia fatto male. Ah, vuoi vedere che è uno di quei tizi che hanno catturato, magari? Può essere. Può essere. Adesso vediamo un po' se per caso troviamo. Magari in questa zona qua, nei dintorni. O magari è quello che è stato attaccato dai lupi? Chi lo sa? Qua c'è la roba a raccogliere, sì. Ci sono delle provviste. Ma qua. Ah, qua si ricollega all'altra zona? Ah, ok. Delle erbe mediche. Foxglove ci ha dato un'erba. Curses! What? Stepped into a hole. Now my socks are wet. Ah, At ok. least the hole didn't keep your boot. What? It happened to me once. Lost my favorite pair of boots that way. What? I had to borrow Lyot's boots while Darkhide made me a new pair. They were way too big for me. I remember that. We made a lot of fun of you. Lol. Yes, you did.
Ok. Nulla, vabbè, direi che adesso posso anche continuare l'esplorazione per conto mio, perché mi pare che non ci fosse altro in realtà. Oltre a quella zona che mi sono perso, penso. Credo, perché qua no, qua è l'altra casetta, qua del fuoco strano. Là dove siamo arrivati, i lupi erano là sotto. No, va bene, ci vediamo tra poco allora. Rieccoci, allora, ho fatto un salvataggio giusto per sicurezza e mi avvicinerei. Allora, va bene, stiamo nascosti. Facciamo un agguato e tiriamo giù. Ok, ha tirato giù quello che dava più fastidio. Mo. Allora, tra l'altro siamo nella posizione migliore in questo momento. Perché possiamo assolutamente fare roba più ficcante. Allora, io corro fortissimo di là. Trappole non c'erano in quella direzione. Tu carica, non puoi caricare, però... Sparati qua. Tu. Ah, lui riesce addirittura ad andargli addosso. Non male. Così non ha più cover. Nefia. Nefia la manderei qua dietro ad aiutare gli schiavetti, perché gli schiavetti non è che riescono a tirare giù. No, perché sei passata di là, stupida? Non era assolutamente mia intenzione. Oh, quello non lo becco di qua, mi sa. Oh sì. Posso provarci in realtà, mi sa che ce l'ha comunque. Sì. Vai, provaci. Bravo. Molto buono. E Roskva, vai qua dietro. Non volevo che passasse di là Nefia, porca miseria. Allora, voi. Cosa può fare? Ah, puoi immobilizzarlo. Ah, però deve stare lì accanto. Allora, tu puoi... Ah, quando lo flanchi, ok. Per flancarlo ho bisogno di lui, mi sa. Sto selezionando lui? No. Allora. Potevo flancarlo prima di attaccare con il mio, perché... Come si chiamava tra l'altro il tizio? Mani, è lui, porca miseria, è lui, Mani! È quello che abbiamo mandato più in là. Ho sbagliato fortissimo. Tu, se scappi, ti prendi un attacco d'opportunità fortissimo, vero? Sì. Mi sa save scamming 2? Allora, si è preso due attacchi di opportunità per curare l'altro. Non andate su Mani, andate su di me. Esatto. Stunnato, aia. Quick shot, aia. Ok, mi è mancato per fortuna. Ah! Che danno, che danno! Questo aveva messo interrompi all'interrupt. E questo tra l'altro è in mezzo ai piedi fortissimo. Dov'è Roskva? Roskva, riesci a darmi un curino veloce, no,
è che se vado là non me ne vado via più. Diamine. Ah, questo è flancato, per cui... Però questo è molto più debole. Andiamo su questo, dai. Mo che faccio, però? Ah, se questo lo porto indietro... Qua riesco? Sì. Posso colpirlo e poi farmi curare da Roskva. Che questo tra l'altro è più tosto di tutti. Dovrei usare l'abilità quella del togliere lo scudo. No, mi intercetta. Aia. Che danno. Che danno, ragazzi. Chi posso usare ancora? Gunnar, che però è in mezzo ai piedi e che non può fare nulla. Se non andare a prendersi degli attacchi a caso. E c'ho gli schiavetti, ma gli schiavetti non fanno danno mica per niente. Ma scusa, se andassimo su lui che è flancato, quanto gli fa? 4 danno. 4 danno, 3% di critico e 3% di critico. E vabbè, andiamo su questo allora. Lei praticamente è morta fortissimo. No, ti vede... Ehi, tu... Attacca lui. Ah no, ha selezionato l'altra per sbaglio. 2 danni, cioè... È proprio un nulla di nulla. Ma lui il problema è che non riesco a sfruttare in nulla. Mi hanno chiuso fortissimo di qua. Ma con il carica posso andare ad attaccare uno fuori? No. Ah, cavolo. Facciamogli fare il giro dell'oca allora a sto punto, non lo so io. Però sai cosa vuol dire che diventa un puntaspilli? Oh, proviamoci. Tu Roskva però mettiti qua dietro, cover almeno per un... cioè in parte. Aia! Niente, lo perdiamo mi sa. Quello va ancora a curare l'altro? Ah no, se ne va. Ah, perché... Cavolo! E niente, Gunnar è morto. L'ho detto che era un puntaspilli. Porca miseria. Come dobbiamo vincere sto combattimento? Scusatemi. Aia, una è morta. Quanti cavolo sono? 6. Ma sono troppo forti? Non prendono danno. Ma no, Trace! Ma vaffanbrodo! E di nuovo persa, assolutamente. Questi possono picchiare quanto vogliamo, ma... Ma non tirano giù nessuno mai nella vita. Proviamo il quick shot. Quanto ho? 36, no, è troppo poco. Allora, dovrei mettermi qua.
No, facciamo che mi muovo qua. Ok. Sì, quello teoricamente il prossimo turno è morto, ma è... ma io avevo l'altro con il rompiscudo e c'è morto completamente. Tactical, sto cercando di scappare. Qua ci rimettiamo. Allora, anche se ce la dovessimo fare, ci rimettiamo tutti praticamente. Cioè tutti a terra tranne uno, come là nella chiesetta. Ok, mi ha missato tutte e due le volte. E niente, io sono giù. Ma questa c'ha un'armatura della miseria, non so che cavolo. E niente, giù anche questo. Eh no, là ce ne serve... Avessimo avuto Nepia un turno prima, porca miseria. Questo non ci serve, Fringeir. Non è Fia, stai là. Tu riesci a... pinzarmi qualcuno, questo è il 60%. Oh, mi sa che dobbiamo andare qua dietro e cercare di pizzicare uno di loro. No, questo non riusciamo, c'è l'altro davanti. Allora andiamo su questo. No, Roskva, sto giro, puoi curare per piacere, posso più mi scliccare a caso. Ok, qui Roskva è praticamente morta anche lei. Cosa facciamo? Stun? Anche stunnare questo, dai. E mi muovo qua. Vai. Si prende due attacchi di opportunità che non gli fanno assolutamente niente, però non se le prese. Mi tira giù Roskva, non ancora, ma adesso lui lo fa. Ah no, mi ha tirato giù Kutil. Aia, ah, mi sa che lui non sopravvive a sto giro, sai. Ketil, riesci a tirarmelo giù, perché sennò qua ci perdiamo mani e non è il nostro intento. Potevo usare il quick shot, porca miseria. Mani scappa per piacere, perché se ti perdiamo siamo nella cacchissima proprio. Ma tu puoi curare te stessa? No. Però può curare Ketil. E sarà l'ultima cosa che fa. Oh,
Però posso passargli accanto? Nebbia. Facciamo il più danno possibile incredibile nel mondo. Chi ho ancora? Ho ancora lui che può però colpire solo lei. E se stunnassi ancora? Vado. Tanto ucciderla non la uccidiamo. Cioè ucciderlo, non ucciderla credo. Aia. Aia. Quello va a bruciare in giro. Ah! Dove è morto di fuoco, ottimo. Allora, Roskva non fa... non può più fare un cavolo di niente, per cui direi... vai in missione suicida, vai in missione suicida. Medicine non può farne più. Tu con un quick shot, quante possibilità hai? 60, 54, 48. 48 è pochino. Andiamo su questo, vediamo se non... wow! Buono. E ci proviamo di nuovo. No, l'ha bloccato. Allora, nebbia. Se va là si piglia un attacco d'opportunità fortissimo. Può fare extend ma si prende il... no. Ah, ma non gli fa danno però. E questo è un attacco... sì, azione d'attacco. Eh no, facciamo così. Ha assorbito con lo scudo, porco idea, non è buono. Devo rischiare uno dei due per fargli spendere l'attacco d'opportunità e mandare poi Nefia, non ci ho pensato. Potremmo ancora farcela in realtà, perché... loro non sono messi così bene. Chi è che è rimasto? Mani. Ma Mani... Mani... Mani. Mani, stai qua. E buon fine del discorso. Mi tirano giù Nefia? Cavolo, mi tirano giù Nefia. Roskva, tu riesci a tirarlo giù? Yes! Grande Roskva. Così almeno lui lo flanchiamo. Ok. Voi due anche dategli. E tu dovresti poter fare il quick shot, no? Vediamo quanto ha di quick shot. 54, possiamo provarci. Se ci vanno bene. No. Ancora, basta. Non siamo messi così bene, prenderemo un sacco di danni da sto combattimento. E non è neanche quello della quest principale, tra l'altro. Tu, Roskva, riesci a fare qualcosa? Tipo... ah. Qua. Dobbiamo spendere tutto quello che abbiamo.
Tu Ketil, prova di nuovo il quick shot. Ancora? Ah! Niente, oh. Mi sa che non ce la si fa neanche sto giro. Ci avrei scommesso. Ketil, riesci, porca d'una miseria, a tirarmi giù questo? Ketil, te lo chiedo per piacere. Oh. Una miseria. Che uomo inutile. Ce la si fa, ma proprio di niente. Oh! Deo grazia! Ce l'abbiamo fatta! Mannaggia la miseria! Nepi è messa male, Gunnar è messo male. E io sono messo malissimo! Dobbiamo andarcene. Ok, nessuno è morto. Mani, grazie. Ci hanno catturato e picchiato. Volevano portarci per essere schiavi. Sto cercando un ragazzo che si chiama Mani. Sono Mani, mi hai sentito? Hai sentito il mio nome da qualche parte? E la missione, scusate. Sei libero o torna alla tua vita? Oh, grazie. Torniamo da quel ragazzo più che altro. Adesso dobbiamo andarcene. Non possiamo neanche finire la missione principale qua, perché siamo messi tutti malissimo. Ma non malissimo, peggio ancora. Ci stiamo morendo praticamente fortissimo. C'è qualcosa qua almeno che è valso la pena. Delle mezze erbe. Una cassa con della roba. Ma qua c'è della... No, erano solo dei rami. Mi sa. Qua ci sono delle altre erbe. Buono, ma se non abbiamo gente che sa curare per bene... Servono bene a poco. Cavalli, non possiamo rubare i cavalli di questi tizi? No? Peccato. Beh, detto questo, io direi che il video possiamo anche concluderlo qua. Torneremo dal vecchio poi, ma nulla di più, perché siamo messi tutti male malissimo proprio. Male malissimo. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo video. Io vi auguro una buona giornata. Ciao!